Ehi là, ciao a tutti! Siamo pronti per iniziare la nostra intervista con Paolo, dell'Italia che cambia. E stasera, per il salotto di Conscious Motus, facciamo questa intervista con Paolo, che ho conosciuto circa 2 anni fa, e, con il suo progetto L'Italia che cambia, che è un progetto che ho abbracciato in pieno. Ciao Cristina, benvenuta. Sono contenta che mi ascolti, sei sempre in prima linea, mi fa piacere. Ecco Paolo, pronti a collegamento? Pronti al collegamento? Aspettiamo un po' di gente, che stasera mi hanno detto che arriva un sacco di gente. Ciao, Ciao Paolo! ciao Cinzia, ciao. È Freschissimo! passata una giornata al sole oggi, perciò mi sono ridato un po' di colorito. Ciao Dani, c'è anche la nostra floriterapeuta in linea. Deve arrivare anche comunque Giampaolo di Cibo Serio, che Fantastico. è contento di guardare questa diretta, ci tiene tantissimo perché segue tantissimo l'Italia che cambia. Bene. Sì, sono molto molto contenta. Devo dire che il riscontro è stato molto bello anche da parte dei miei clienti, che Che hanno bello. sentito tutti quanti e hanno detto: ah, che bella questa cosa, posso dirlo anche a degli amici? E tu anche tu? Assolutamente sì, dillo anche ai tuoi amici. Fantastico, Sì, molto bello. Sono contento anche io e ti ringrazio tanto per l'invito. È molto, molto stimolante sempre. Poi mi piace parlare di questa cosa e di quello che faccio, lo ammetto, perciò ma è bello. te lo meriti perché hai fatto veramente un gran bel lavoro. Prima avevo accennato a chi era già in diretta perché sono tutti super puntuali Fantastico. che ti ho conosciuto un paio di anni fa, forse un anno e mezzo fa, Sì, più o meno, sì, sì. e giravi con il camper alla ricerca delle realtà particolari di questo paese. E sono felice di essere tra le realtà particolari di Sei questo stata paese. anche tu, esatto. Abbiamo visitato anche la tua splendida realtà, è stato molto bello. Eccoci qua. Tra l'altro devo dire che mi avete portato anche fortuna perché quando ci eravamo conosciuti e tu mi avevi fatto una domanda che era dove vuoi andare, che quali sono i tuoi progetti futuri, e io ti avevo detto Ok. vorrei ingrandire lo studio e, bla bla. E adesso ho lo studio più È grande da vero. settembre, quindi mi porti fortuna Fantastico. Paolo. Evviva! Meno male. Assolutamente sì. Incoraggiante anche questo. Sì, infatti guarda, molto molto bene. Tu adesso sei Ottimo. a Roma, Paolo, vero? Io sono vicino a Roma, di base comunque sì, sono a Roma. In questo istante Trevignano Romano, che è un paesino vicino al lago di Bracciano, perciò in questo periodo di quarantena sono anche avvantaggiato da. Decisamente. Comunque è un bello scenario, ecco, però siamo proprio a 20 minuti da Roma. Vicinissimo. Ah beh, quindi comunque sei vicino alla Sì. realtà cittadina, però meglio starsene nella campagna, vero? Sì, guarda, io sono arrivato qui praticamente 10 giorni prima del lockdown, perché ho vissuto un anno a Roma e proprio preciso. Perfetto, sì. Certo, vedo davanti a me, voi non lo vedete, l'immagine del lago, la tentazione di farmi un tuffo è fortissima, però aspettiamo, aspettiamo, arriverà il momento. Aprire per scoprire, dicevano le nonne, quindi vediamo. Esatto. Bene, 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 sono molto contenta di averti qua. Vorrei che ti presentassi un pochino meglio Sì? alle mie ragazze che sono qua, che qualcuna mi ha già detto, però lo guardo poi più avanti perché lascialo su tutta la giornata perché lo voglio guardare, ma non riesco a guardarlo alle Con 7. calma. Quindi sì, Certo. infatti, se lo godono con calma, perciò. Giusto, giusto. Ti lascio presentare, anche se avevo già scritto qualcosina nella chat, insomma, nella lista broadcast che ho, però ti lascio presentare dal vivo, che è meglio. Grazie, innanzitutto saluto tutti i tuoi follower, le persone che ti seguono, ti ringrazio ancora per questa opportunità. Prima hai detto viaggiavo al singolare, ma Italia che cambia è un gruppo, siamo un gruppo di 10 giornalisti adesso, non solo giornalisti, con varie competenze, psicologi, esperti di facilitazione, insomma.
per la maggior parte comunque siamo giornalisti, e, ed è un progetto Italia che cambia. Oddio, aspetta Paolo, che la tua connessione è andata. Il bello della diretta, ragazzi. Si è fermata la connessione. Aiuto! Paolo, spostati! Cioè, si è fermata la tua connessione, aspetta che non lo so, qua si è fermata la connessione. Sei tornato perché si era fermata la connessione? Adesso sì. Riparto. Da, diciamo, di formazione siamo giornalisti e da giornalisti eravamo un po' stanchi un po' dell'immaginario che veniva diffuso nel nostro paese. La sensazione è quella, non so se mi sbaglio, ma io avevo prima di cominciare questo progetto la sensazione che l'Italia fosse un posto da cui scappare immediatamente, no? Un po' il racconto dei media, non voglio generalizzare, però tradizionalmente molto legato a quello che non va. Effettivamente di problemi nel nostro paese non mancano assolutamente, però non è più una notizia il fatto, magari le notizie di squallore, di corruzione, di mafia e di tutti i problemi non rappresentano più una notizia, una novità, ma è quasi diventato un immaginario classico e l'unico guardabile. E personalmente non la pensavamo così. Scusami. Ma questo ti fa un grande onore perché purtroppo la categoria dei giornalisti è sempre un po' vista particolare. Io ne so qualcosa e insomma non è facile sicuramente raccontare la realtà senza filtri o senza, come dire, indicazioni esterne. Quello che fate voi, mi ricordo anche benissimo questa domanda che vi dissi, ma come mai siete ancora qua? E all'epoca io lavoravo molto con gli Stati Uniti e avevo avuto una proposta di lavoro per andare in Australia, però ho detto, Ok. vabbè, no, rimango qua. Nonostante tutto, ce la posso fare, vado avanti. Coraggiosa. E quindi è bello raccontare sicuramente ogni cosa che succede in Italia è sempre particolare, tutti quanti diciamo siamo Italia, l'Italia è così, l'Italia è così. Sì, esatto, E cioè, è tipico il siamo italiani, no? Come se tu non lo fossi, come se io non lo fossi, c'è sempre una cosa, vabbè, ma sta cosa non si può fare perché siamo italiani, è come se fosse un corpo estraneo che ti mangia, ti ingloba e ti impedisce l'azione, ed è molto singolare come visione, no? È una cosa su cui ci siamo, lavoriamo molto sull'immaginario, perché l'immaginario, il cambio di immaginario secondo noi è un aspetto fondamentale. Perché, come ti dicevo all'inizio, se è vero che esistono tante problematiche nel nostro lavoro, girando per questo paese ormai da 7 anni, ma il gruppo su cui si basa Italia che cambia ha cominciato anche da prima a vedere l'Italia un po' che invece funziona, che cerca di mettersi in gioco, che cerca di proporre delle soluzioni, non solo dei problemi, è reale anche quella, non ma c'è infatti solo l'altro immaginario. la cosa più bella è che anche la mia missione in un certo senso, intanto saluto il mio papà e la mia mamma che sono in diretta, è fantastica questa cosa. Piacere, li saluto Ci anche stanno io. guardando. Onoratissimo. La cosa più importante è proprio far vedere, credere, nonostante tutto, che si può andare avanti senza lamentarsi, perché se continuiamo a lamentarsi, ma non facciamo niente, non facciamo gruppo con quelli che invece dicono ok, facciamolo anche se siamo in Italia, ok, c'è un sacco di burocrazia, che culo! Purtroppo quello è vero, di tutte le storie abbiamo raccolto ormai centinaia, centinaia, centinaia di storie. Una delle domande che abbiamo fatto anche a voi e a te, mi ricordo al tempo, era quali sono i principali problemi, no? E la burocrazia è l'elemento che accomuna tutte le nostre storie, tutti di più o che meno hanno avuto a che fare con questo mostro che sembra dotato di vita propria, di regole che nessuno comprende se non i burocrati, che non si sa nemmeno chi siano, proprio quasi kafkiana come storia. Bravissimo, infatti io concordo con questa cosa qua, però se non si fa nulla proprio perché c'è questa burocrazia, alla fine l'Italia si ferma.
E Assolutamente. allora di come per me che per esempio in questo periodo del coronavirus avrò fatto, beh, non lo so, secondo me in prefettura a Rimini mi conoscono per nome perché ormai ho chiappato 200 nomi. Ma scusate, ma io ho questo studio qua, ma posso tenere questo? Ma devo fare questo? Ma che detersivo devo comprare? E quindi sì. Devo camminare prima con la gamba destra o con la gamba sinistra? Brava! Però sì, ma Sì. questo non mi ferma e non deve fermare comunque le persone, perché sennò l'Italia, che è un gioiello del mondo, cioè perde, comunque Guarda, sarebbe un peccato. ti dico anche che quei progetti che noi vediamo, abbiamo incontrato imprenditori che invece di mettere al centro solo il profitto, mettono al centro valori come la sostenibilità umana, ambientale ed etica, che stimolano anzi, che realizzano dei bilanci dove non mettono al centro solo l'aspetto finanziario, ma anche come trattano i dipendenti, come curano l'alimentazione all'interno delle proprie mense. Sembra, spesso nel racconto, che queste siano iniziative un po' naif, no? Nel senso, sì, vabbè, c'è un'esperienza figa, ma ce ne sono 100 che non valgono, che sono disastrose, perciò non contano. Invece ti dico che queste esperienze che mettono questi valori al centro e anche altri valori creano anche lavoro, fanno profitto e sono anche quelle imprese che in questo periodo di crisi generalizzata, ormai da cui credo non siamo mai usciti completamente, sono le uniche che funzionano. Perché tutti i progetti, abbiamo veramente mappato e raccontato centinaia e centinaia di progetti, queste imprese, per esempio tu sei romagnola, mi viene l'idea di Remedia, che è un'azienda che sta crescendo ininterrottamente da anni e mette al centro questi valori, mette in campo delle politiche con i propri dipendenti che sembravano impossibili, invece sono diventati un modello di riferimento, perché questo sarà il modello di riferimento, perché in quella direzione va l'unica economia sopportabile, perché stiamo proprio in un periodo di transizione da un'economia di un certo tipo a un altro, no? Dunque funzionano questi progetti, non son favole. No, ma assolutamente, guarda, io ho sempre creduto nel portare avanti i progetti con il cuore, ma soprattutto anche perché mio papà è un vigile del fuoco e quindi prendeva uno stipendio da fame e stava nelle calamità, le ha fatte tutte, i terremoti, eccetera, li ha fatti tutti. E Grande stima. sempre non l'ho mai sentito lamentarsi, a parte che lui adora questo lavoro, adesso è in pensione, quindi però e ancora fa il vigile del fuoco, anche se è in pensione, non lo so. Però È una cosa che rimane per sempre, esatto, immagino. quello che ho imparato da lui sicuramente è il discorso di farlo con il cuore, perché ti piace farlo e quindi cerchi di mettere davanti i valori che sono umani prima di guardare quanto ci guadagno. Bene, allora lo Certo. faccio, se no no, io Certo. non ce la faccio e questo è una cosa di molti, come tu hai ben visto nei vostri viaggi Sì, per l'Italia. per fortuna è un viaggio, è nata, l'Italia al Cambio è nata da un viaggio in camper fatto da mio collega Daniel Tarozzi alla ricerca proprio di questa Italia che cambia, perché il gruppo di giornalisti che lavorava a questo progetto veniva da altre iniziative editoriali prima di Italia che cambia, dove conoscevamo già molte realtà legate al cambiamento in giro per l'Italia, ma non le avevamo mai incontrate di persona. A Daniel è venuta l'idea, pretesto è stata la scrittura di un libro proprio su questa Italia che cambia. Erano gli anni 2012-2013, dove la crisi economica imperversava ancora di più che oggi, al di là del coronavirus. L'idea era proprio andarle a raccontare e vederle di persona, no? Anche perché ti dico una cosa per quanto riguarda il mondo del giornalismo: la tecnologia è fantastica. Aiuta tanto, per esempio, noi per quanto riguarda il discorso dello smart working, non ci ha colto per niente impreparato, perché come è nata Italia che cambia, veniamo da tutta Italia: c'è gente a Firenze, c'è gente a Bologna, c'è gente a Torino, c'è gente a Roma, c'è gente in Liguria, e dunque abbiamo subito fatto tesoro di questa possibilità. Dunque è fondamentale. Ma il giornalista non può più appiattirsi solamente sulla scrivania, deve comunque conservare assolutamente il concetto della strada, un po' come diceva Gaber, no? Bisogna uscire e andarla a incontrare a respirare. Dunque, grazie a questo viaggio ne abbiamo incontrato, ma veramente centinaia e centinaia, non sappiamo più dove metterci le mani. Io ho fatto parte del viaggio con lui perché avevo da poco imparato a fare video, mi approcciavo a questo mestiere e dovevo rimanere per un certo periodo, ci eravamo conosciuti da poco, sono rimasto per 5 mesi su 7 circa, adesso non mi ricordo. Questo viaggio è cominciato in Piemonte, in Sicilia, dove pensavamo, vabbè, in realtà i cambiamenti ci sono, ma
Ne scopriremo qualcuna, ma sarà un viaggio rilassante, ci godremo anche l'Italia, eccetera. Io mi ricordo invece di un'immagine in Puglia dove finiamo un'intervista con un ragazzo legato a un gas, a un gruppo d'acquisto locale, a mezzanotte e mezza mentre faceva il pane. E noi stavamo per qui, eravamo bombardati di persone che con passaparola ci segnalavano: vai a vedere questa associazione che fa questo, c'è quest'altro che fa. Pieno, pieno, pieno di iniziative che ci ha stupito anche a noi. Ne abbiamo raccolte talmente tante che poi è uscito il libro di Daniel, si chiama Io faccio così, che raccontava un po' questa Italia in cambiamento, ma non c'è entrato tutto, perché erano tantissime le esperienze. Allora ci siamo fermati, abbiamo detto: il mondo dei media in generale non è molto interessato a questa roba, perché non Peccato. ci facciamo nel problema la soluzione? Perché non ci facciamo un giornale noi? Proviamoci, tanto va, non va, vabbè, se non va, non va, però proviamoci. E dopo 7 anni, comunque, in un mondo di media che è pesantemente in crisi, su tanti, per tanti aspetti che ci vorrebbe un'altra diretta per approfondire, però siamo ancora in piedi, siamo ancora qui e ci stiamo espandendo anche noi, perché da due giornalisti in giro per l'Italia, due scapestrati in giro di notte un po' ovunque, siamo diventati 10. Dimostrazione che si può fare, non è che mancano i problemi, anche noi le nottate le facciamo. È un'Italia molto ricca e piena di iniziative, di voglia di fare. Poi tu vieni da una regione, la Romagna, che è particolarmente fortunata in questo, perché già da tempo è foriera di iniziative all'avanguardia da tanti anni, è oggettivo che sia così. Abbiamo anche avuto la fortuna di venire spesso dalle vostre parti in collaborazione con Magro Librazzi, che saluto, il gruppo Magro, che ci hanno fatto conoscere anche lì delle realtà meravigliose, dunque, ma non è legato solo lì, non ci sono anche in territori inaspettati come la Calabria, la Sicilia, o a Scampia a Napoli, o dal Corviale a Roma, che è un quartiere degradato, ci sono delle iniziative di rigenerazione urbana, sociale, meravigliose, che sono una parte di realtà E infatti importante come... questo è molto importante perché guardando la televisione, diciamo, standard, i canali standard, molte persone si fermano lì e dice, ok, ho visto questa notizia e non È vanno a la fine. cercare altro, non vanno a guardare altre realtà e pensano che appunto l'Italia sia quello specchio lì degli sfigati, della burocrazia infinita, di quello che ci fanno fare queste cose qui, eccetera. E fermandosi lì, che è un aspetto anche molto negativo un po' che si vede dell'Italia, pensi che tutta l'Italia sia così e forse vale la pena andare via, non vedo l'ora di andare via perché invece cercando ci sono queste realtà e io appunto con questa intervista vorrei anche che le persone cominciassero a cercarle e a condividerle in modo da farle crescere sempre di più, a utilizzare personalmente io i prodotti di Remedia li utilizzo e spesso quando mi chiedono li consiglio perché a parte che possiamo andare a prenderli anche a piedi perché hanno poi un sentiero, Certo. si chiama il sentiero degli alberi, lo spirito degli alberi che è bellissimo, ma poi Meraviglioso. hanno tutto il discorso dell'online, quindi si può acquistare a chilometro zero, fra virgolette, cose che sono estremamente studiate. Loro hanno veramente studiato tanto. Adesso parliamo di Remedia perché lo hai Certo. menzionato, però così come ci sono tante realtà come, non so, il forno di Dovadola che ha questo pane, Fantastico, no? grandi, Esatto, mi ricordo. Sì. esatto. Quindi più Beh, se c'è vanno. anche una zona che ha costruito, mi ricordo anche il progetto WASP, clamoroso, dalle stampanti 3D ci facevano le case, cioè qualcosa che sembrava fantascienza. Io quando me le raccontavano pensavo fosse fantascienza, sono sincero. Ci Poi, credo. cavolo, le fanno, l'hanno fatto, lo stanno facendo, capito? Infatti, Perciò non è fantascienza. no, quello che io voglio sempre spingere, ci tengo parecchio a spingere molto, è cercare, informarsi, poi fai la scelta che ti pare a te. Se vuoi stare sul Assolutamente. divano e dire ok, no, l'Italia fa schifo, Sì, ma va bene, sì, però tu sì. devi saperlo che ci sono queste possibilità e anche solo acquistando i prodotti cominci a Certo. far girare una cosa che è positiva, in realtà cambiamo il negativo in positivo, che insomma. Mi aggancio a questo stimolo che hai detto che è prezioso per quanto riguarda il consumatore, che forse dovrebbe essere cambiata questa locuzione in consumatore con due T. Cioè, il consumatore non è solamente un essere passivo a cui arrivano messaggi di ogni tipo ed è, diciamo, schiavo di questi messaggi, ma gioca un ruolo
importantissimo per quanto riguarda proprio il principio di scelta. Ti faccio un esempio: quando qui a Roma c'è una storia che avevo raccolto insieme al mio collega Andrea degli Innocenti, che è quella dell'economia della felicità, che sono stati i ragazzi che si sono impegnati in primis per premiare quei bar e quegli esercizi commerciali che dicevano no al gioco d'azzardo. Cioè che toglievano le slot machine da dentro il bar, magari sostituendolo con librerie. Questi ragazzi che hanno fatto? Si sono uniti a un'associazione e hanno detto, beh, dobbiamo premiarli comunque, no? Perché se li lasciamo da soli, comunque togliere le slot oggettivamente è una perdita economica non da poco, è un gesto coraggiosissimo. E dunque andavano con questi flash mob, andavano in massa, in 50, facevano colazione in questo bar, premiando proprio con un gesto concreto questo tipo di iniziative. Un altro loro messaggio era, non si vota solo il giorno delle urne, il voto non è solo una X, ma si vota anche col portafoglio. Con quali prodotti decidiamo di acquistare, quale aziende e quali iniziative decidiamo di premiare. E questo noi, in un periodo di grigiume per la democrazia, un po' ovunque, no? Si sta dibattendo tanto, è un ruolo che abbiamo ancora, è un ruolo importante che conserviamo e che possiamo mettere in campo, quello di andare a cercare, premiare e giocare un ruolo attivo anche nei nostri consumi quotidiani. Esatto. È chiaro che appunto questo coronavirus ha rallentato un pochino tutto e forse le persone hanno avuto un pochino più di tempo per rendersi conto che in fondo non ci serve tantissimo per vivere, però sicuramente scegliere una qualità migliore invece che andare tutti quanti nel supermercato, stesse grandi firme o stessi prodotti, cercare nella realtà vicina, perché adesso è quello che ci ha costretto a fare un pochino il virus. Certo. Vedere che c'è una qualità ampia con un prodotto fatto con amore, fra virgolette, è Certo. sicuramente una grande risorsa che abbiamo in Italia, perché io sono in contatto con le mie colleghe che Sì. incontriamo una volta alla settimana adesso su Skype. Una è colombiana, una è canadese, una è di Singapore e una delle Filippine. E quando mi chiedono, la prima cosa che mi chiedono è: che cosa hai preparato oggi da mangiare? Ah, come l'hai fatto? Così, così, così. Ah, qui guarda, il prosciutto è questo. E vedi sta cosa che è praticamente confezionata, eccetera. Certo. Capisco che dall'altra parte ci può essere il discorso che, ah, qui ci sono le tasse, dobbiamo lavorare 25 ore al giorno. Però se riusciamo a fare delle No, cose di no. qualità, alla fine. Io non nego sostanzialmente che il problema della tassazione e della burocrazia sia qualcosa di mostruoso, e questo voglio che passi perché è veramente un abominio che su tanti aspetti le persone che, soprattutto per chi mette in piedi progetti coraggiosi o innovativi, debbano poi rispondere a delle regole che non, secondo me non capiscono nemmeno chi le ha scritte, perché sono fatte proprio spesso, questa è la mia idea, è proprio per disincentivare l'azione, Certo. però ecco, veramente, se la reazione a questo è un certo tipo di informazione dove c'è, cioè, sostanzialmente la depressione cronica, io non credo che ne usciremo mai, no? Oggi è un giorno simbolico, che è il giorno della liberazione dell'Italia dal regime fascista. È bellissimo il termine liberazione, no? Composto da libertà e azione. Proprio in questo giorno ci stavo riflettendo sul parallelismo tra le realtà che incontro e l'azione. Anche il 25 aprile del 45, nonostante i nostri problemi che sono importanti, ma noi avevamo un paese distrutto, bombardato ovunque, a Roma, a Napoli, al nord Italia, diviso in due, con la linea Maginot che è stata una catastrofe di morte e di violenza, no? Ce l'abbiamo fatta poi, no? Sì, ci hanno aiutato gli americani, piano Marshall, quello che vuoi, ma la gente ha fatto azione e non vedo perché oggi non si possa fare azione di fronte a dei problemi che tanto ci saranno sempre, perché è parte della vita quello di trovare soluzioni creative ai problemi. Sì, indubbiamente. Io aggiungo azione con la giusta informazione, andando a ricercare, anche se capisco che è più facile stare seduti sul divano e girare quei quattro canali che vediamo, piuttosto che magari andare a cercare, su internet e verificare un pochettino, chiaramente anche la fonte, però cercare di Certo. capire il perché di certe cose, soprattutto perché molte persone prendono il fatto, ah, ok, però non si chiedono il perché, non si chiedono da dove viene, quindi.
Certo. l'Italia. Sì, hai iniziato prima all'inizio dicendo un po' della fama non troppo elevata dei giornalisti, ed è vero, un po' ce la siamo cercata, perché comunque sì, è vero, le persone stanno in casa, vengono, mi prendo anche, cioè, noi abbiamo girato anche in scuola, ho incontrato giovani, è veramente stupefacente incontrare ragazzi di 16 anni che già ti dicono, sono già allenati, addestrati, che è uscito dalla scuola, per loro sarà la catastrofe, no? Che fa effetto per un ragazzo di 16 anni essere così, e ti assicuro che è forte questo sentimento. Questo sta il ruolo del giornalismo, secondo me, oggi, diciamo, quasi un ruolo sociale, no? Quell'informazione lì sembra fatta quasi per gioco, per abitudine, ma fa danni. Cioè, incentiva magari chi vuole stare sul divano già da sempre, la pigrizia va benissimo così, ma smonta anche l'immaginario di chi magari non vuole starci e magari mette in piedi delle iniziative anche fighissime, però si sente solo perché altre persone non gli raccontano che in giro per la nazione ci sono altre persone che lo stanno facendo, quello che fai tu. Quando noi facevamo il viaggio in camper, incontravamo realtà bellissime di tutti i tipi, le trovate su italiachecambia.org, intanto poi magari approfondiremo, però ce ne sono tantissime. La cosa proprio tipica dal nord al sud Italia, il quadro comune era: no, vabbè, ma io faccio questa cosa, questo progetto in cui mi sono impegnato in un progetto di rigenerazione urbana, ma sono l'unico che faccio questo. E noi giorni prima abbiamo incontrato veramente a pochi chilometri di distanza persone che facevano un progetto complementare simile e nessuno sapeva dell'esistenza dell'altro, no? E in questo la rete spesso è confusionaria, ma aiuta e ci sta aiutando a metterci in contatto di più. Dunque, il ruolo della tecnologia è importante, però è anche importante che noi come giornalisti cominciamo a raccontarle queste storie e a non vederle più come naif o elitarie, perché non lo sono, fanno bene, spingono le persone poi a condividere le idee propositive che ognuno di noi ha in qualche maniera, poi c'è chi non la tira fuori e chi meglio, però questa spinta ce l'abbiamo tutte e tutti. Indubbiamente, io ho sempre creduto nel valore del team, ma sarà perché la ginnastica è, io vengo dalla ginnastica, la ginnastica è un diciamo, singolo come sport, ma in realtà è di squadra. Certo. Quindi credo molto nella collaborazione di più figure, tant'è che appunto in questo momento che ero a casa ho cercato di fare dirette insieme a persone che valorizzino sia quello che faccio io, ma nello stesso modo ci valorizziamo a vicenda perché sono credenze Certo. che abbiamo entrambi e quindi si rafforza, l'unione fa la forza, anche se i campi sembrano completamente diversi uno dall'altro, ma in realtà insomma, io vorrei che l'Italia andasse bene, quindi sia con il Guardati. che con quel contributo di chi non fa il mio lavoro, ecco. Certo, ti aggiungo una cosa, su questo punto mi hai stimolato una riflessione. All'interno di Italia che cambia, tanti progetti sembrano apparentemente cozzare l'uno con l'altro, no? Perché raccontiamo adesso abbiamo parlato di imprenditoria, raccontiamo un certo tipo di imprenditoria, ma andiamo anche a raccontare, per esempio, le varie esperienze degli ecovillaggi in giro per l'Italia, riassunti dalla Rive, no? Che uno pensa all'ecovillaggio, va bene, mi sposto, vado in un campo in natura con altri e faccio un ecovillaggio. No, la realtà è più complessa di quello che noi pensiamo, dobbiamo sconfiggere i nostri pregiudizi. Ci sono ecovillaggi molto spartani, passami il termine, molto legati al principio naturale, ma ci sono anche ecovillaggi che hanno riqualificato un borgo abbandonato. Dunque c'è un immaginario molto diverso, ma noi siamo molto felici che sia così. Cioè, nel senso, è proprio uno dei nostri sentieri e punti di riferimento, che persone diverse trovino poi un focus comune, che è comunque quello di mettere in discussione il già fatto e cercare di mettere in campo un nuovo modello su tutti gli ambiti che ci circondano, dall'agricoltura alla scuola, all'imprenditoria, al vivere insieme, a come ritrasformare le nostre città, l'energia, insomma, è volutamente, passami il termine, contraddittoria, ma secondo me è contraddizione e ricchezza se canalizzata bene. Esatto, ma infatti anche lì è sempre un discorso di accendere il cervello, come dico io, e cercare di capire il perché di certe cose. Cioè, queste due cose sono insieme, sembrano apparentemente una diversa dall'altra, ma perché? E quindi Certo. cercare di trovare il punto comune, che a volte può anche non esserci, però comunque tutte e due le cose, anche se non sono nello stesso ambito, possono migliorare
l'aspetto di qualcosa comunque. Quindi l'importante è, come diceva Walt Disney, no? Com'era? Cioè, o come tutti quelli che hanno creato grandi cose, alla fine, Certo. tutti i creatori di metodi, ok, alla fine ci hanno creduto. E Certo, quindi. hanno spesso cominciato mi ricordo le immagini anche perché possiamo pensarla come vogliamo, però Steve Jobs, le prime immagini in quel garage, da 4 soldi, uno dice, possibile che uno del genere può mettere in piedi un'impresa titanica del genere? L'ha fatto, no? Dunque, al di là di quello che possiamo pensare in generale del personaggio, è oggettivo che Certo, sono persone che non si sono fermate di fronte ai problemi. assolutamente, ma vogliamo mettere, cioè se parliamo di un garage, siamo in Romagna, vogliamo parlare di Technodim. Wow, siete esperti infatti su questo, assolutamente. Sì, perché comunque si parte con l'idea del garage, poi piano piano, se ci si crede, si va avanti. Sì. Per quanto riguarda la Romagna, mi è rimasto proprio nel cuore questo, cioè, sembra un luogo comune perché viene spesso raccontato, ma è uno di quei momenti felici in cui il luogo comune si conferma, no? La laboriosità e l'inventiva. È pazzesco come quello spaccato d'Italia, veramente spesso dal nulla, tiri fuori delle idee con una determinazione talmente forte che poi emergono. Infatti è stato uno spaccato d'Italia che ha sempre reagito molto bene anche in momenti di difficoltà, no? Mi ricordo, per riparlare di Remedia, Hubert Bosch, che insieme a Lucilla Satanassi, il fondatore, mi raccontava quando 20 anni fa, all'inizio di Remedia, andavano a fare a produrre i prodotti, gli oli essenziali, in epoca in cui nessuno sostanzialmente sapeva cosa fossero, e facevano, il loro coraggio, noi andavamo appositamente nelle spiagge, a Rimini, nei luoghi della Movida, appunto per cercare di diffondere, anche nei luoghi impensabili, quello in cui credevamo, no? E c'erano persone che si avvicinavano e dicevano, ma che è sta roba, ma che cosa fate? E guardavano come, però le stesse persone, il giorno dopo, perché il cervello umano è stranissimo, di Fuggio, si avvicinavano per dirgli: ma che cos'è questo olio essenziale? Ma che serve? Questa è una cosa, è un esempio che racchiude un po' lo spirito di quella terra che io apprezzo moltissimo. Sì, insomma, ci cerchiamo di trovare la soluzione il più possibile, anche perché comunque il romagnolo è un po' zudro, come si dice, Giusto. estatura, quindi da dici che non si può, aspetta un attimo, cioè, parliamone. È nel momento in cui mi dici che non si può che lo faccio, Esatto, ecco. come posso fare per portare avanti la mia idea, anche se sembra malsana, ma che poi, cioè malsana, no, malsana è una parola Difficile o impossibile? difficile, esatto, io lo voglio fare lo stesso, anzi, proprio loro raccontavano di come hanno deciso di rimanere nel loro campo, che mi pare fosse la storia che fosse in discesa anche, quindi coltivarlo era complicato e Sì, sono andati avanti comunque in tutto questo Esatto, e quindi cosa esatto, mi metto a fare, che il campo è in discesa, non verrà mai niente di buono, invece alla fine quello che hanno creato è e continuano Bene. comunque con un'etica molto importante, che è quello che poi interessa a noi, mantenere l'etica che sia in linea con quello che è la tua personalità anche in un certo senso. Sì, ricordo anche che Remedia all'interno ha un'organizzazione sociocratica e applica la sociocrazia anche con i dipendenti, no? La sociocrazia, non la faccio lunga, ma sostanzialmente è un metodo che permette di prendere decisioni condivise. Dunque, questi due personaggi, Lucilla e Hubert, oltre che mettere in piedi un'economia sostenibile e rispettosa dell'ambiente, hanno messo in pratica anche la leadership condivisa, che è un qualcosa di reale. Anche Remedia è reale, non c'è solo l'impresa che devasta il territorio, l'Ilva di Taranto. Esiste anche questo ed è importante raccontarlo. Infatti è importante raccontarlo ed è importante secondo me anche dire, perché molte persone dicono, ah, ma te, cioè, no, come se fosse scontato, C'hai i ah, ma soldi, papà, sei fortunato, però tu sì. ho iniziato insomma a lavorare all'estero e grazie a un amico che mi ha proposto in una convention, un amico
molto importante nel mondo della conversion, è un presenter internazionale molto conosciuto, e lui ha detto: "Ok, Cinzia, adesso sei pronta, io ti faccio fare lezione a Praga", fu la mia prima convention internazionale. E tutti dicono: "Ah, ma se non andava bene, quelle 300 persone, io facevo lezione e dicevano: "Ma mi fa cagare questa qua, mi sta antipatica, non è brava, non capisce niente, eccetera", era finita la mia carriera. Dopo è chiaro che parti con una sfida, con una scommessa, e poi devi cercare di mantenere quello che tu pensi che sia la cosa più importante per te, mantenerla a quel livello e non scendere a compromessi quando ci può essere il compromesso per fama o per ego o per eccetera. È importante stare comunque sempre con i piedi lì, come è successo negli Stati Uniti, quando per me, adesso parlo di me perché Certo. sono io, quando mi chiesero di andare avanti nella convention, di rimanere docente come degli Stati Uniti, di questa scuola prestigiosa, io decisi di uscire semplicemente perché alla fine dietro c'era solo il business. Tu devi promuovere le persone perché pagano così tanto per fare il corso. Ora no. Certo, ci vuole anche coraggio, assolutamente. In molte storie anche raccontate, cioè, insomma, abbiamo raccontato anche storie di persone che hanno lasciato dei sentieri come il tuo, già prestabiliti, mollando lavori importanti per mettersi a fare delle esperienze che all'inizio non avevano nessuna possibilità di riuscita, no? Ma il coraggio è anche un'altra dimensione, e la fedeltà a se stessi, che paga sempre in una maniera o nell'altra, anche se all'inizio non sembra. Decisamente, decisamente. Dai, raccontaci qualcos'altro di Italia che cambia, che abbiamo ancora 5 minuti, e così raccontare Perfetto, qualche sì. storia che ti ha colpito particolarmente, così ci lasciamo con un'altra bella storia di successo di un'Italia che non è solo una roba che va a rotoli. Perfetto, sì. E ti dico, abbiamo raccontato, l'Italia cambia un giornale, ogni giorno raccontiamo notizie, diciamo, di cambiamento propositivo del territorio italiano. All'interno, oltre a articoli semplici, abbiamo anche un format, si chiama Io faccio così, nella quale raccontiamo con un video e con un articolo la storia della settimana, diciamo, l'approfondiamo, che è quella che ci ha colpito di più senza nulla togliere alle altre. Siamo arrivati a 288, se non sbaglio, perciò ti rendi conto da sola, vi rendete conto penso da soli e da sole della ricchezza del panorama, progetti che per la stragrande maggioranza sono ancora in piedi. All'interno del giornale, se siete, magari non volete leggere, ma volete trarre solo ispirazione o vedere quello che gira intorno al vostro territorio, abbiamo creato anche una mappa accessibile a tutti, divisa per categorie. Potete andarla a vedere sempre sul sito, nella quale, se siete interessati a particolari eventi, a cosa succede nel territorio, potete trovarla lì e potete entrare in contatto anche con le persone, con questi, diciamo, attori e agenti del cambiamento sparsi in tutta Italia. E oggi ti racconto, dato che è il 25 aprile, mi stavo rivedendo oggi una storia molto bella, che è quella del rifugio Paraloop. È un rifugio in montagna che sta in Piemonte. Gestito dalla Fondazione Nuto Revelli, che è stato un partigiano. E in questa baita in montagna, questa baita in montagna assume un ruolo molto importante a livello storico, perché è stata la sede dei partigiani che si sono ribellati al nazifascismo durante l'invasione. E la memoria di Revelli, che è stato anche uno scrittore, è stata portata avanti da questa fondazione, che a un certo punto ha deciso di prendere questo rifugio in montagna e crearci un'attività economica. Dunque, oggi questo rifugio offre opportunità di turismo esperienziale nella valle, nel Cuneese, ospita viandanti e turisti un po' da ogni parte d'Italia e del mondo, e mette in piedi, insomma, dei progetti che dalla storia vanno al presente e al futuro. Dunque la storia diventa un'opportunità di cambiamento e di opportunità, che quella è un aspetto molto importante, no? Fare memoria affinché la memoria non rimanga una cosa fine a se stessa, ma diventa stimolo proprio all'azione e alla creazione di opportunità. E dunque vi volevo lasciare un po' con questa storia su Italia che cambia, perché è una giornata particolare, quello è figlia di quell'esperienza lì, anche una storia molto bella. Molto bene, molto bene. Ridacci un po' di riferimenti, così chi Perfetto. vuole seguire può surfare tra le vostre pagine e trovare dei motivi anche per dire: "Ok, no, sto qui, sto in Italia, ce la posso fare, cioè, ci sono La delle mie possiamo fare. realtà", esatto.
che ti parte costa che di più. invito sempre le persone, con questo aggiungo anche che è sempre bello uscire dai nostri confini, imparare altre culture e poi magari tornare, no? Abbiamo parlato di questo, ma per me è anche importante avere un confronto non solo con la nostra cultura, ma poterci arricchire così. Però per quanto riguarda i riferimenti, innanzitutto siamo su Instagram, c'è anche la pagina Instagram di Italia che cambia, che la nostra Lorena sta gestendo con grande apprezzo molto il suo lavoro. Vogliamo raggiungere assolutamente i 10.000 follower per poter pubblicare i link diretti degli articoli, perciò aiutateci, aiutatevi se volete trarre delle ispirazioni positive. Dunque, Italia che cambia su Instagram, il sito è italiachecambia.org, non .it ma .org, e ci trovate anche su Facebook, c'è la pagina di Italia che cambia dove rilanciamo tutti i contenuti che stanno sul sito e sul giornale. Certo, E ci trovate anche su YouTube, naturalmente. Italia che cambia, ci sono i video a cui accennavo prima, che il sottoscritto e non solo monta e carica. bellissimi, bellissimi. Grazie. Bene, Paolo, io ti ringrazio tantissimo, sono molto contenta di averti avuto nel mio salotto di Conscious Motus. Ti volevo dire un'ultima cosa, io ti ringrazio tanto e ti rinnovo anche pubblicamente le mie congratulazioni per il tuo spirito e per la tua anche voglia di metterti in gioco e di esplorare altri lidi, una cosa che ti fa onore. Ti ringrazio tanto per questo spazio molto prezioso. Grazie Paolo, è proprio per le persone come voi che mi spingono subdolamente a fare cose che riesco poi a dire Manovratori. sì, che riesco poi ad andare avanti e dire ok, ce la posso fare, ok, questo lo posso, ok, ce la faccio. Ce la facciamo, possiamo farlo, proviamoci almeno. Sì, qui. Comunque è un piacere farlo e scoprire anche nuove cose. Quindi io ti ringrazio tanto di questa diretta e A te. a presto, perché tanto noi ci A sentiamo presto, comunque. Ciao assolutamente. Grazie mille. Paolo, grazie. Ciao, buonasera a Ciao a tutti. te, ciao Ciao, ciao. ciao, ciao.